Ora in onda al ritmo del gol. Trasmissione sportiva a cura della redazione di www.millecuorirossoblu.it. Buonasera a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Ritmo del Gol, trasmissione sportiva a cura della redazione di www.millecuorirossoblu. Siamo qui per commentare la partita appena conclusa sul campo del Dallara. Finisce purtroppo 1-0 in favore del Milan, una partita veramente difficile da commentare per come si è svolta, ma ci proveremo. E io sono Roberto Rossi, non sono ovviamente solo, ma salutiamo tutti gli ospiti al tavolo, iniziando da Andrea Nervuti. Ciao a tutti, buonasera. Claudio da Leone. Da un tristissimo Andrea Nervuti, ma come direi tutti qua più o meno in studio, Claudio Leone. Buonasera a tutti. E Yuri Barbieri. Buonasera. Bene, da dove cominciamo, ragazzi? Yuri, sei in diretta TV, non fare certi gesti. È difficilissimo iniziare stasera. Cioè, è peggio stasera che sabato scorso. Obiettivamente sì. Cioè, nel senso che un match che si era indirizzato sui canali giusti, almeno per quelli che hanno il cuore rosso blu. In 9 il Milan, in 11 il Bologna, non ne approfittiamo. E nonostante tutto, nonostante un pressing e nonostante un Milan che abbia buttato fuori i sacchi dalla finestra per 35 minuti almeno nel secondo tempo, c'è cioè un assedio medievale da altri tempi. Ma io direi che da metà del primo tempo che quasi c'è stato solo il Bologna in campo praticamente. Siamo riusciti a subire gol a tempo ormai scaduto contro una squadra in 9 che puntava ovviamente a portare a casa almeno un punto e gliene abbiamo regalati 3. Adesso io sento i due ragazzi qua, esatto, al mio fianco, che non hanno delle facce proprio contentissime. Parto da Yuri. Io in questo momento invidio quasi Claudio, che è il più imparziale. Però secondo me c'erano state delle avvisaglie. Una decina di minuti prima, io venendo in qua, stavo guardando in auto, Claudio guidava la partita e onestamente l'avevo detto... bisogna stare attenti alle ripartenze, infatti abbiamo preso gol così, perché non mi era neanche piaciuto l'atteggiamento tenuto nel caso dei calci d'angolo contro, quindi a favore del Milan, dove le tre punte erano basse, venivano basse a difendere piuttosto che tenere i loro difensori lontani dalla nostra area. Secondo me già quelle erano segnali. Claudio? Difficile commentare una partita, come diceva Yuri, vero, sono imparziale e da questo punto di vista beato testa. Sono facilitato, però è anche vero che non puoi permetterti di perdere una partita in cui ti ritrovi con una doppia superiorità numerica in questo modo, nel senso su un'infilata apparentemente innocua, allora sono riusciti ad arrivare sotto porta praticamente indisturbati con Pasilic addirittura solo sul secondo palo. Secondo te c'è qualche errore nelle scelte tecnico-tattiche di Donadoni oppure dipende, è un disastro annunciato, cioè nel senso che attacchi tanto, la dura legge del gol. Disastro annunciato no, perché comunque come diceva Yuri, io sinceramente non mi è sembrato di vedere anche nei 20 minuti antecedenti il gol così tanta differenza fra le due squadre, nel senso sì, il Bologna attaccava, ma è normale, con due uomini in più sul campo, ma senza mai schiacciare l'avversario, nel senso il Milan riusciva sempre a ripartire con una discreta facilità. E cosa è accaduto? Che quando trovi due giocatori come Suso e De Lofeo che sono molto rapidi e molto bravi nell'uno contro uno, può accadere che un'infilata del genere ti porti a subire gol. È possibile che il Bologna in 9 contro 11 non riesca a sbloccare questo incontro, perché se poi fai gol coi se con i ma la storia non si fa, però se poi fai gol col Milan in 9 con tante assenze portavi assolutamente a casa la partita, cioè. È mancanza completa di lucidità, io la leggo così, nel senso che una squadra lucida avrebbe dovuto gestire meglio il pallone, il gioco, per cercare di trovare i varchi che in maniera del tutto naturale si sono creati nella difesa del Milan. Invece mi è sembrata quasi una cozzaglia che andava a sbattere contro un muro e il Milan ne ha approfittato in maniera fatale, direi. Esatto, io sono d'accordo, nel senso quando arrivavamo lì nei pressi dei 18 metri non avevamo idea di cosa fare con quel pallone. Cioè, tante volte si è provato il tiro e abbiamo trovato l'opposizione col corpo, spalla, faccia, qualsiasi cosa. Anche un po' di sfortuna c'è stata, vero?
Ma a parte quello, la partita si era indirizzata benissimo. Loro si sono anche, dispiace dirlo, ma si erano anche fatti male dei tipo Romagnoli. Comunque è stata. Fa parte del gioco. Fa parte del gioco, ma comunque si era indirizzata bene per i nostri colori. Però sì, secondo me non c'erano idee quando eravamo lì pronti per dover concretizzare, provavamo col tiro da fuori, ogni tanto dei bei filtranti che però dopo si traducevano in un cross, ma non c'era mai il guizzo vincente. Robby, che hai seguito tutta la partita insieme a me? E sai che io devo non dissentire con te perché è sbagliato dire, però tu hai Elisa detto maestà. Esatto, cioè, assolutamente, a parte questo. Ma devo anche dire che secondo me in alcuni casi non abbiamo provato abbastanza il tiro in porta. Cioè, io ho visto una squadra stasera che ha provato veramente troppe volte ad andare in porta col pallone, c'è il passaggio in più per destro, Krejci, chi per loro davanti al portiere. Pulgar ha avuto 3 o 4 volte la palla veramente sulla linea d'area di rigore e ha provato lo scavetto dentro per destro. E su 4 volte che ce l'hai, anche se una volta provi a tirare, non fa male. Cioè, secondo me, questo deriva però dalla mancanza di idee. Sì, sì, cioè, esatto, è quello che intendevo, nel senso, a volte hai provato il tiro da fuori quando eri chiuso, sì. Quando magari avevi uno spazio in più hai provato il tocchetto in più, è logico, poi stare qua a vederla dalla televisione, cioè fossi stato capace sarei stato là con loro a provare a giocarmela, ecco, nel chiaro, senso. Anche perché l'unica vera occasione importante del Bologna è stato il tiro di Krejci, poi parato da Donnarumma. E se non ci fosse stato Donnarumma in quella situazione, noi, io e Nervo che eravamo qua a vederlo dai monitor di Sky, cioè c'erano, contando anche destro perché era anche lui praticamente sulla linea di porta, c'erano tra Donnarumma, destro e gli altri del Milan 5 giocatori sulla linea di porta, quindi anche trovare uno spiraglio. E poi ricordiamo che per decreto legge Krejci non fa gol. Giusto. E niente, c'è poco da aggiungere secondo me a questo inizio di trasmissione, cioè siamo tutti delusi e... Cioè, è un peccato buttare via altri punti, va bene, abbiamo detto prima, fuori onda, che il campionato, tra virgolette, del Bologna è finito da un pezzo. Però, come dicevamo, dopo i 7 gol subiti contro il Napoli, se vuoi entrare nella nobiltà del calcio italiano, bisogna che queste partite non le perdi. Quantomeno non questa, cioè il 9 contro 11, c'è poco altro da aggiungere, direi, o no, Claudio? Sì, c'è poco altro da aggiungere, però io... Allo stesso tempo ricorderei un precedente storico, stagione 2004-2005, Bologna praticamente salvo a marzo, sappiamo tutti come è finita. Stacco le telecamere per permettere a tutti di cercare le chiavi, ma soprattutto vi interrompo perché se Nerva ha detto non c'è molto più altro da dire, sentiamo se dal Dallara Stefano Castellari ha qualcosa da aggiungere a quello che abbiamo detto. Buonasera Stefano. Buonasera a tutti, buonasera. Senti che voce allegra. Veramente, guarda, in questo momento si stanno cercando le parole, stanno cercando probabilmente di cercare di capire cosa in questo calendario 2017 ci sono giornate che andrebbero probabilmente cancellate proprio. Pensavamo che il 7-1 fosse stato così, probabilmente un brutto episodio. Stasera non so se sia peggio di questo 7-1. Molto peggio. Se lo stavamo chiedendo, probabilmente è peggio. Sì, è molto peso, direi, sì. Proprio detto sinceramente, è una squadra che la testa l'ha lasciata veramente negli spogliatoi, se non a casa addirittura. Ci sono però probabilmente anche degli equilibri che, o dei giudizi che secondo me dopo una partita come quella di questa sera andrebbero un attimo rivisti. Diciamo così, che quando in 9 contro 11 il totalizzatore dei tiri segna uno, probabilmente vuol dire che là davanti chi ti allena in panchina non ha molto chiaro come si tratta la fase offensiva, e quindi diciamo così, la stabilità di destro forse questa sera più di altre partite trovo una giustificazione anche forse nel passato. E non so come la vedete voi, come l'avete vista voi. E noi fuori onda, prima di iniziare la trasmissione, Yuri effettivamente ha fatto una domanda a cui è difficile rispondere, ma a cui tu più o meno una risposta l'hai già data. A chi diamo la colpa? A chi o cosa diamo la colpa stasera? Da quello che hai detto, guarda, tu, la dai a chi è in panchina? No, io guarda, non voglio dare colpe e non si colpevolizza ovviamente nessuno, perché siamo tifosi, sosteniamo, anche se stasera in chiusura di partita un Bologna fuori le palle partito
quindi la pazienza sta finendo. Dopo un 7-1 in cui esci allo stadio quasi festeggiando come avessi vinto, e insomma c'è stata una tifoseria che stasera non ha contestato più di tanto, ma diciamo così, insomma, va bene tutto, ma fino a un certo punto. Fino ad un certo punto, esatto. Quello che dico io è semplicemente questo: se tu giochi un'ora in 10 e mezz'ora in 9, insomma, diventa un po' difficile anche chiedersi come mai tu riesca a fare solamente un'azione da un tiro in porta. Sì. Perché come mai non riusciamo ad avere delle alternative al nostro solito gioco? Come mai, va bene, si difendono molto più in maniera importante anche una squadra come il Milan, e hai cambiato Mbaye, d'accordo, hai tolto Castaldello, cambi il modulo, questo è l'errore a mio avviso. Non puoi cambiare degli equilibri così, hai già due uomini in più, non ti serve. Brandoni ci insegna lui quando ci dice che non importa buttare dentro 50 attaccanti, giocare in 4 attaccanti probabilmente non è quello che ti serve, però non so se con questa soluzione provi a colmare alcune lacune sul reparto offensivo, non lo so, cioè diventa veramente difficile fare delle analisi lucide in questo momento, un po' perché è difficile così capire cosa è successo tutto quanto, poi un po' anche perché diventa difficile comprendere quello che passa per la testa dei giocatori. Sì. La mia domanda era, quindi pensi che Donadoni abbia pensato di rimpolpare a livello numerico il reparto offensivo per compensare la carenza di abilità in quel reparto? Guarda, ti dico semplicemente che la sensazione che abbiamo avuto è quella sostanzialmente di dire ho il vantaggio numerico di due uomini, provo a vedere se portando a uomini più avanti riesco ad impegnare maggiormente la difesa e proviamo a vedere se riusciamo a creare più insidie, però tiri da fuori sostanzialmente Bologna ne ha fatti un paio e nulla più, pericoloso è stato sulle punizioni di Verdi. Io di altre situazioni sinceramente quello che si è visto in curva, quelli che sono i commenti che puoi anche sentire da altre persone che sono insieme a te, sono stati più o meno questi, ecco. Sì, ci sta. Sì. Ragazzi, è difficilissimo stasera. Sì. Ce ne stiamo accorgendo più ce ne stiamo avanti. Accorgendo secondo dopo secondo, peggio di sabato sera. Che dire, guardiamo avanti? Boh, sì, c'è la Sampdoria. Allora, non puoi fare altro. No, però possiamo star qua a parlare tre ore dei cambi. No. Però mi sembra complicato, dare a girare il dito nella piaga. Guarda, sinceramente ti dico, non è per nervo per stare a parlare o a non parlare di cambi e tutto quanto, però stasera secondo me degli punti di pressione appunto ce ne sono parecchi, riconsiderando anche tutto quello che è stato detto fino adesso, perché se viene detto che Destro è un giocatore che non fa gol, però allora io ti faccio questa domanda qua: com'è possibile che una squadra in 9 contro 11 non riesca a creare situazioni da gol? Era quello che ci chiedevamo noi tante volte, Destro probabilmente ce l'ha perché ha sbagliato anche in certe situazioni, però è così vero che se non si fa gol è solo tra virgolette colpa di Destro o c'è un problema di fondo? Anche perché, come abbiamo ricordato più e più volte, quando non c'era Destro era molto peggio
di questa sera, nel senso non facevi un tiro, ma non in porta, verso la porta probabilmente. Io vi dico solamente una cosa, che se guardate il modo di giocare Donadoni, centralmente non esiste un costrutto di gioco, cioè se tu pensi di andare in verticale dal centrocampo verso l'area, non c'è, non esiste. Se ti faccio una domanda bruciapelo. Sì. Il rinnovo probabile barra ipotetico di Donadoni, come lo vedi? Perché ti sento molto molto molto, non dico arrabbiato, ma comunque indispettito nei confronti del tecnico. Guarda, in realtà è un po' una frustrazione la mia, perché non riesco a capire dove sia il bandolo della matassa dopo due prestazioni così, perché da un lato possono sembrare, con Napoli potrebbero sembrare con la testa un po' svarionati i calciatori, che gli concedo ancora il beneficio del dubbio dopo che ti prendi un gol dopo 5 minuti e sei sotto 2-0, e questo ti concedo il fatto che sei andato in bambola. E dall'altra parte però mi chiedo, stasera con una prestazione come questa, secondo me ti andava bene lo 0-0. Ho paura anch'io di questo, cioè, di questo ragionamento. Il problema è che non hai portato a casa neanche quello. Peccato che però le grandi squadre, e lo sanno anche i bimbi delle materne, quando hanno dei grandi giocatori, se fanno una giocata ti mettono in crisi. Sì. E quindi noi abbiamo pagato questo, Io Donadoni, per l'amor di Dio, l'ho apprezzato, cioè diciamo così, secondo me ha perso un po' di smalto anche lui. Non voglio dargli contro adesso perché sarebbe troppo facile. Dico semplicemente che probabilmente tra quelle lacune, cioè sono venute fuori quelle lacune che evidentemente si sono palesate di più in partite come queste ultime due che abbiamo visto che non magari in precedenza. Tutto qua. E se vuoi il mio parere sul suo rinnovo, io personalmente lo rinnoverei, cioè a me Donadoni è un allenatore che piace, perché non mi sembra una persona, cioè, ha un suo equilibrio, e non so a questo punto se possano anche essere stati tra virgolette sbagliati alcuni acquisti per il suo modo di giocare, e quindi possa essere che semplicemente con un mercato con un calcio mercato estivo si possa riparare, e dall'altra parte vedo comunque anche una squadra che in questo momento sempre più orientata verso un finire di una stagione senza senso, è un po' come posso dire, come quando con Malesani disse si possono perdere tutte, cioè sì. c'è un calo di tensione drammatico importante, non che ci faccia più piacere vedere i campionati con dell'ansia fino all'ultima giornata di campionato, per l'amor di Dio, non si sta dicendo questo, diciamo che però sicuramente qualcuno dei giocatori, voi anche la giovane età, ce ne siano anche un po' accorti e ci stiano anche un pochino così Anche l'anno scorso, scusami, cioè ad un certo punto, quando sembrava che le cose per la salvezza fossero fatte, dopo abbiamo notato un calo di concentrazione, un pelo di smalto anche nei confronti di Donadoni, nel senso, ad aprile i discorsi erano più o meno questi, mi sembra di ricordare. Che Donadoni stava già pensando ad altro, di qua e di là. C'era il discorso della nazionale. C'era il discorso della nazionale, così e anche via. Del Milan. E anche del Milan. Quindi, ecco. Cioè, io non voglio dire Donadoni sta pensando ad altro, tutt'altro, non è questo, ma il tecnico soffre dei cali di pressione così, di questo tipo? Per me lui non ha la testa giusta per affrontare una situazione del genere. Probabilmente la sua testa però non è quella che hanno i giocatori, no, okay. E quindi probabilmente lui si potrebbe tra virgolette imputare un problema di capacità di trasmissione di questa tensione alta da tenere anche in queste partite. E ti faccio un esempio, Yuri. Sì. Eh,
Intanto complimenti perché l'hai indovinato al primo colpo, mentre di solito, di solito vero? Ho detto, sdrammatizzo un po' este. No, stavo aspettando se mi diceva no, sono clown. Ti sono sincero. No, no, t'hai preso. No, veramente, da tutte parti. Io ho visto, per esempio, una cosa che mi ha un po' colpito, no? Sabato sera è vedere al 90esimo gli attaccanti pressarci in difesa sul 7-1, cioè io voglio capire, mi piacerebbe veramente un giorno capire, che paroline magiche può dire un Sarri a una squadra che sul 7-1 ha dei cani rabbiosi che stanno lì sul a pressarti la difesa. Ora, non è che io voglia dire che anche noi si debbano avere dei cani rabbiosi così, però c'è, quando hai 6 gol di vantaggio, no? Cosa ti porta ad essere così? Tanto viene anche dai giocatori. Il Napoli aveva da dimostrare che la partita col Palermo era un incidente di percorso. Facevamo ma gli stessi gol non ti bastava già. No, io non credo, nel senso, facevamo lo stesso discorso con la Juventus, e la Juventus doveva dimostrare che la Supercoppa col Milan era stato un incidente di percorso. Secondo me parte tanto anche da chi va in campo. Questa è la mia umilissima idea. Ecco, volevo anche, visto che ci siamo, no, sottolineare un paio di aspetti della serata. Una coreografia molto bella, l'ennesima prova e dimostrazione di una curva che sa organizzare veramente per questo Bologna, che qui, insomma, nonostante il periodo, gli ha preparato una bellissima festa, un bellissimo ingresso in campo. Che se andate a vedere sulla pagina Facebook di Midacuore, su lu.it, trovate veramente. Abbiamo già vista, bellissimo. Esatto, il consiglio è per chi se la fosse persa, per chi si sta collegando in questi minuti, si sta ascoltando, di andarsela a rivedere. L'altra cosa che vorrei sottolineare, perché mi sembra più, delle volte quando uno dice la statistica, in settimana la nomina di Doveri come. Bravo, stavo proprio per arrivare a quel punto lì. Della partita, questa sera sostanzialmente Doveri ha stangato il Milan in una maniera importante, sì. Tutto mi sembra abbastanza normale, cioè non mi sembra che abbia fatto delle cose. Tutto secondo il regolamento. Sì. Perfetto, come si suol dire. E nonostante questo il Milan esatto. si incrementa questa serie storica di vittorie, e soprattutto, cioè, il Milan non ha mai perso con Doveri, e quindi delle volte la statistica ha questo dalla sua parte, cioè di essere un po' bugiarda. Poi Doveri ce lo ricordiamo tutti quello che ha fatto, quindi non è che sto aspettando una lancia a favore di Doveri, sia chiaro. Però diciamo che non possiamo più lamentarci adesso, perché veramente quelli erano, secondo me, alibi e basta. Ecco, poi ci sono state alcune partite in cui l'arbitro ha inciso un po' di più, però secondo me... Che quando la normalità diventa l'eccezione, Nervo quest'anno, penso che questa sia stata una delle poche partite che sia stata arbitrata con un minimo di criterio. Sì. Lo sai che vengo da un altro mondo, cioè se tu sbagli 10 gol contro il Sassuolo in casa e fai una 1, l'arbitro non ha inciso nulla. Poi dopo ci sono altre partite, però potevi avere 3 o 4 punti in più tranquillamente. Solo per tue capacità. Esatto. E una di queste era quella di stasera. Esatto. Poi ci sono dei momenti in cui, non so come dirla, però gira veramente tutto molto storto, e lo è nella vita quotidiana di ognuno di noi. In questo momento, sportivamente parlando, è veramente una cosa clamorosa quello che sta capitando a Bologna. Speriamo si argini il prima possibile, si concluda questo momento di sfiga e di congetture, tra virgolette. Il Bologna ci metta un pochino più del suo, Donadoni cerchi di fare un pochino più del suo meglio per cercare di cavare fuori il Bologna da una situazione come questa, e allo stesso tempo si volti veramente pagina in questo febbraio, che non è sicuramente da ricordare. Ecco. Assolutamente. Noi ti ringraziamo, Stefano, per il tuo intervento. Ti lasciamo ai tuoi compiti redazionali, come direbbe Andrea Neri, che salutiamo ovviamente. E niente, ti ritroviamo domenica con la Sampdoria qua in studio, giusto? Esatto, sperando che sia una domenica un pochino più felice,
che soprattutto ci sia così un pochino anche di riavvicinarsi ai tre punti che in questo momento sembrano un'utopia considerando le ultime prestazioni. Assolutamente, grazie ancora Stefano e buona serata. Grazie a voi. Ciao, e un Stefano. Saluto a tutti i radioascoltatori. Benissimo, era Stefano Castellari direttamente dallo stadio Dall'Ara. Rientriamo qua in studio e salutiamo Francesco Livorti che mi ha appena raggiunto qua di fianco a me. Buonasera, ciao a tutti. Volevo aggiungere solo una piccola cosa per quanto riguarda Doveri. Guardando un po' e documentandomi su questo argomento qua, oggi ovviamente non è inciso l'arbitro sulla partita, ma con Doveri il Milan ha vinto 13 volte e pareggiato 2. Però dai, adesso cambiamo argomento e vorrei ricordare il numero per interagire con noi, 336 20 64 68, lo ripetiamo, 336 20 64 68, per, ripeto, interagire con questa bellissima trasmissione a cura di Mille Quarro su Blu. Molto bene, direi che adesso possiamo leggere la classifica, se avete anche delle osservazioni da fare appunto sulla classifica, adesso diciamo è regolare tra virgolette dato che ci sono stati due recuperi oggi, mentre io mi collego con il prossimo ospite della serata. Con la Juventus che ha vinto 2-0 sul campo di Crotone, con Mandžukić, Higuaín, gli autori delle reti. Se vuoi leggere la classifica... No, vai pure Livo, volevo aggiungere una cosa, me la dico dopo. Ah, niente, ovviamente la Juventus è al primo posto a 57 punti, a 7 punti di distacco dalla Roma che segue al secondo posto, c'è il Napoli al terzo posto con 48 punti, 43 per la Lazio, 42 per l'Inter e per l'Atalanta, 40 per il Milan dopo la vittoria di oggi, Fiorentina 37, 32 il Torino, Sampdoria 30, 29 punti c'è il duo Udinese-Chievo, Sassuolo ci ha raggiunto a 27 punti, così come il Cagliari, il Genoa sale a 25 punti, l'Empoli a 22, chiudono Palermo a 14, Crotone a 13, Pescara a 9 punti. Direi che questa classifica ormai è delineata da tempo, e la Juventus come... Piano a questo punto, piano. No, beh, direi che la Juventus... No, la Juventus sì, okay. No, dicevo... Partivo dall'alto. Ah, sì, scusami. Parte bassa, insomma, adesso noi parliamo da tifosi del Bologna, la possibilità che venga risucchiata la squadra di Donadoni mi sembra molto remota, perché ci sono 13 punti da un Palermo che francamente poi ce ne parlerà magari, almeno parlerà delle speranze di salvezza Claudio che è di fianco a me, ma così su due piedi mi sembra che sia quantomeno utopistico che il Palermo arrivi a raggiungere l'Empoli. Impossibile. No, l'Empoli magari sì, il Bologna è impossibile. Il Bologna è impossibile. Sì, posso anche essere d'accordo, però non si sa mai. Diciamo che ci stiamo un po' complicando il girone di ritorno. Esatto, ci stiamo complicando un po' la vita, 13 punti sono tanti, però è anche vero che scontro diretto, un cavolo e un altro, c'è ancora tutto un girone. Io sono completamente in disaccordo in questo caso, nel senso è un momento di calo mentale e fisico. Io ricordo che meno di un mese fa eravamo qui seduti al tavolo a elogiare il Bologna dopo la prestazione col Torino. In cui abbiamo parlato di una squadra costruita benissimo da Bigon, di un Nogi superlativo, di un Kraft in crescita, di un Economo in ripresa. Siamo qui 20 giorni dopo e sembra che stiamo parlando di tutt'altra squadra, ma io non la vedo così, cioè nel senso non sono così negativa, non sono così pessimista, nel senso può capitare un periodo di sbandamento, certo capita una settimana con due risultati del genere, un 7-1 casalingo è una sconfitta in 11 contro 9 che non può non farti pensare. E infatti chiederemo anche questo al nostro ospite telefonico. Esattamente, che ho fatto un errore, scusatemi, continuate a parlare, devo ricollegarmi. No. Se posso prendere la parola un secondo, noi vabbè commentiamo ogni weekend i risultati del Bologna, oltre che quelli delle altre squadre. Il problema secondo me della nostra disamina è che c'è una marmellatona infinita tra l'ottavo posto il 17esimo, quindi ci sta che ogni tanto vinci contro il Toro e poi dopo perdi col Milan, quindi cioè, è lo specchio di una classifica che quantomeno fa sorridere perché c'è troppo divario tra le squadre diciamo medie, quelle alte e soprattutto le ultime. Avremmo fatto un bel salto, ma possiamo chiedere anche tutto questo al nostro ospite. Esatto, diamo il benvenuto in trasmissione a Carlo Tagliagambe, buonasera Carlo. Ciao, buonasera a tutti. E niente, siamo entrati in trasmissione, noi di parte diciamo bolognese, diciamo intanto che tu sei collegato con noi da Milano, giusto? Sì,
sì, sì, certo. Noi con voi a Bologna, ma impegni di lavoro all'ultimo mi hanno impedito di esserli appunto al Dall'Ara. Assolutamente, ma sei graditissimo ospite telefonico della nostra trasmissione. E dicevo, noi di parte bolognese siamo entrati in trasmissione un po' guardandoci negli occhi e dire è veramente difficile parlare questa sera, quindi vorremmo un tuo pensiero riguardo a quello che è successo al Dall'Ara. Ma lo capisco, perché erano due squadre che venivano da periodi neri per ragioni diverse. Penso il Milan non vinceva da quattro, anzi non vinceva, ha vinto una sola volta nelle ultime otto partite, quattro sconfitte di fila, quindi è stata una vittoria veramente liberatoria da questo punto di vista. L'abbiamo seguito qui con i miei colleghi in redazione e devo dire che c'è stata un po' un'esplosione alla fine, non tanto per la vittoria in sé quanto per quello che sta a significare in questo momento. Una partita assurda, vinta con la forza del cuore più che con la razionalità, che devo dire in questo preciso momento della stagione è stato un toccasana per il Milan. Ecco, non so da parte vostra Bologna come sia stata presa, ma lo posso immaginare, vinta non anche so. La partita col Napoli. La domanda secondo me è d'obbligo, è una partita vinta col cuore dal Milan o una partita persa dal Bologna? Perché noi da qua polli optiamo per la seconda. Ecco, sì, è una partita più persa dal Bologna, se devo essere sincero, anche perché questo Milan non era certo un Milan che si poteva pensare venisse a vincere il 9 a Bologna, visto il periodo nero di cui parlavamo prima. Mi spiace per il Bologna, sinceramente, però è anche un po' la meraviglia del calcio, una vittoria di questo tipo, perché io ricordo giusto un anno fa che ero qui sempre da voi telefonicamente da San Siro, dove il Bologna aveva vinto 1-0 a Milano, se vi ricordate, dopo una partita in cui il Milan aveva avuto parecchia sfortuna, e quindi questa volta devo dire che mi restituisco l'amaro boccone, ovviamente con il sorriso che lo sport ci insegna e ci può naturalmente veicolare. Quello senza dubbio. Ci sono domande in studio, visto che io la mia l'ho fatta. Prendo parola io, il migliore in campo. Allora, è difficile questa sera non dare la palma di capo ad Europeo per quanto riguarda il Milan, perché obiettivamente è vero che ha sbagliato un gol abbastanza clamoroso nel primo tempo, però credo che nella ripresa sia stato l'uomo che in 9 ha spaccato la partita con le sue accelerazioni e ha dato l'assist a un Pazaric che, a parte il gol, devo dire non è stato certo perfetto a livello sia realizzativo che a livello insomma di contenimento, quindi direi Deulofeu per il Milan. Sì, anzi il gol sbagliato secondo me è molto più grave quello di Pazaric nel primo tempo rispetto a quello di Deulofeu. Tra l'altro, infatti. Del Bologna invece vorrei farla, scusami, una menzione anche per Donnarumma, perché sicuramente è un giocatore che si sta riprendendo dopo un periodo un po' difficile, ha fatto un paio di paratori davvero davvero importanti. Ti volevo chiedere invece dal lato rosso-blu che hai visto sopra le righe, diciamo, mettiamola così, dai. Allora, il lato rosso-blu, insomma, mi aspettavo di più, devo essere sincero. Io ho sempre un po' paura di Verdi quando affronta il Milan, perché è un giocatore che già con la maglia dell'Empoli ci aveva fatto male in passato, anche stasera è andato con una bella punizione vicino all'incrocio dei pali. Devo dire che se devo salvarne uno, forse salvo lui, anche perché destro è un giocatore che noi a Milano abbiamo imparato purtroppo a non apprezzare in maniera sincera, perché ha fatto davvero 6 mesi disastrosi al Milan e purtroppo per voi sto rivedendo il destro di Milano e la cosa mi dispiace molto. Anche a noi ci dispiace, se posso essere sincero. Immagino. Diciamo che dopo le prestazioni con Napoli e questa sera col Milan, quello che però diciamo aleggia, almeno nel nostro ambiente, è che sì, destro avrà tutti i suoi difetti, però soprattutto stasera abbiamo visto che idee là davanti per servirlo e metterlo in condizione di segnare ce ne sono veramente poche, e per un giocatore come lui è difficile essere decisivo in questo caso. Non so se tu la vedi nello stesso modo. No, assolutamente, infatti ho fatto un nome, ma perché mi avete chiesto di farlo. No, chiaro. Per educazione, tra virgolette, perché davvero io del Bologna mi dispiace, ma se Bologna fosse la mia squadra questa sera sarebbe un 4 generale, e mi dispiace da cuore rossonero quale sono a dirlo, ma temo che Donadoni a questo punto non abbia più davvero in mano la sua squadra, perché dopo la partita col Napoli, dove comunque mi sembra che vi possiate confermare, i tifosi sono stati anche molto pazienti e molto assolutamente nei confronti della squadra, obiettivamente oggi è forse un po' troppo anche per loro, ecco. Per il risultato che è successo oggi. Per il risultato sembra paradossale, ma sono stati tra virgolette più cattivi, anche se è una parola molto, diciamo, esagerata per descriverli questa sera, dato che ci siamo collegati con il Dall'Ara poco fa e ci hanno detto che ad un certo punto un coro Bologna fuori le palle è saltato verso la fine della partita. E scusateci il termine, ma siamo in fascia protetta, non siamo più in fascia protetta, quindi Sì, direi che è il minimo sindacale, perché obiettivamente insomma, a Milano si è visto ben di peggio, soprattutto negli ultimi anni.
Carlo, intervengo io con una semplice domanda. Io, più che partita del cuore, la catalogherei come partita del sacrificio. Un Milan che si è ritrovato senza Romagnoli, sostituito dopo 30 minuti per un infortunio muscolare, ha dovuto ovviare un cambio in difesa. Subito dopo, espulsione di Paletta, necessario, appunto a fine primo tempo, un secondo cambio. Dopodiché, la seconda espulsione di Kučka, che praticamente ha obbligato Montella ad ovviare un terzo cambio a centrocampo, dove era appena uscito Locatelli. Quindi praticamente una concatenazione di eventi che sembrava, diciamo, fosse una giornata completamente storta per il Milan. È una vittoria del sacrificio perché ho visto una squadra lottare, nel senso che un Deulofeu che ha trascinato la squadra in avanti insieme a Suso, forse un po' in ombra rispetto a qualche mese fa, ma comunque positivo, comunque ha fatto sì che il Milan riuscisse a uscire appunto dal campo di Bologna con la piena posta in palio. Tu come l'hai vista da questo punto di vista? Sono d'accordissimo, nel senso che questo dimostra anche l'importanza di avere dei giocatori veloci sulle fasce, come Suso ed Europeo, come dicevi tu giustamente, perché avere questi giocatori che strappano anche in momenti difficili, che nonostante l'inferiorità numerica ti consentono di andare uno contro uno e addirittura di trovare il fondo, come ha fatto Europeo, per mettere un pallone in mezzo, vuol dire che con questi giocatori, che magari non sono ancora dei fuori classe, ma potenzialmente Suso secondo me lo può diventare se farà una stagione su questi livelli ancora, quella della consacrazione, la famosa stagione della consacrazione, credo che veramente dimostrino proprio l'importanza di avere questi esterni rapidi, veloci. Poi sono due giocatori che si intendono molto bene, conoscendosi dall'Under 21 spagnola, e sono stati secondo me il fattore decisivo in questa partita, più dell'Ufeo di Suso, come dicevamo prima, però anche Suso, un giocatore che magari in quest'ultima partita è un pochino in ombra dal punto di vista realizzativo, però l'importanza per questa squadra credo che l'abbiate visto giustamente anche voi, perché è proprio il tipo di giocatore che con una giocata, magari dopo non essere stato costante per tutta la partita, ma può davvero indirizzare il risultato. D'accordo, ti faccio un'altra domanda. Alla luce del risultato di questa sera, secondo te dove può arrivare questo Milan? È la domanda da un milione di dollari qui a Milano, perché è l'inizio stagione che fondamentalmente ne parliamo. Io non credo sia un Milan maturo per andare in Champions, non ho mai creduto dall'inizio dell'anno, e credo che questo periodo nero ce lo stia confermando. Sarà tanto quest'anno arrivare in Europa League, sarebbe già una specie di piccolo obiettivo raggiunto rispetto alle ultime deludenti stagioni. È una stagione di transizione, come si sa, quando c'è un passaggio di proprietà, o meglio dovrebbe esserci, visto che stiamo un po' tutti perdendo le speranze qui a Milano, visti i continui rinvii. Però devo dire che l'Europa League potrebbe essere già un risultato soddisfacente, e ci sarà comunque da lottare per farlo, perché ci sono diverse squadre che possono assolutamente giocarsi alla pari, se non partire da posizione di vantaggio rispetto al Milan. Una piccola osservazione: dopo la vittoria di oggi la squadra di Montella è arrivata a 40 punti e conclude di fatto praticamente siete salvi, festeggiate la salvezza. No, mi ricordo che l'anno scorso la squadra di Mihajlovic aveva chiuso con 2 punti meno rispetto a quella di Montella. E un'altra domanda: come ha vissuto le critiche Donnarumma? Se poi le critiche ci sono state, ecco, perché per me non sarebbe giusto criticare un ragazzo del 99, un talento cristallino come lui. Guarda, critiche ci sono state, e forse da un certo punto di vista anche giuste, perché del resto noi che facciamo parte anche un po' di questo mondo, ovviamente dei media, sappiamo bene come funziona il giochino, e prima o poi ci si deve passare tutti, quindi vendere i giornali e lavorare radio e televisioni vuol dire anche questo, vuol dire saper criticare i giovani si devono forgiare. D'altro canto, più che le critiche di Donnarumma, dei giornali secondo me sono state un po' sbagliate certe affermazioni di Montella, che hanno un po' troppo esaltato il ragazzo dopo magari qualche parata fatta bene. Forse un allenatore lì ha il dovere di calmare le acque, non farlo volare basso, forse. Esatto, come ci suol dire, io sono sempre per questa filosofia. Montella, in conferenza stampa, e gliel'ho anche fatto notare personalmente a Milanello qualche settimana fa, aveva un po' troppo esaltato il giocatore, e dal mio punto di vista qualcosa è scattato lì, e ci sono stati un paio di errori veramente gravi in tal senso, però poi credo che il caso stia rientrando per fortuna sempre di più. Per quanto riguarda invece la questione di Alvis, il mio amico Andrea Neri, che tra l'altro saluto, che so essere insomma vostro collaboratore, sa quanto io in realtà sia un estimatore di Mihajlovic, che a Milan ha avuto una stagione particolarmente difficile per ragioni extra calcistiche, perché questo è stato al Milan. Montella è un po' più fortunato, nel senso che Berlusconi quest'anno sta intervenendo molto meno nelle politiche societarie, quindi credo che abbia
abbia la possibilità di lavorare con più, diciamo, con più calma, con più tranquillità. Questo sta facendo la differenza, non ancora a livello di classifica, ma sicuramente a livello di atteggiamento di squadra, perché obiettivamente quella di Montella rispetto a quella di Mihajlovic è un'altra squadra. Assolutamente. Se non ci sono altre domande in studio, direi di no. Io, Carlo, ti ringrazio tanto del tuo intervento e ti auguro una buona serata, rinnovando il desiderio di averti di nuovo ospite qua da noi in trasmissione, anche fisicamente, se vorrai e quando potrai, per rinnovare questa nostra collaborazione. Sarà sicuramente un piacere, un saluto a tutti, un grande abbraccio, e il calcio è così, la prossima chissà, andrà magari meglio a voi. Un abbraccione. Assolutamente, grazie, ciao, grazie e buona mille. Serata. Molto bene, era Carlo Tagliagambe direttamente da Milano che ci ha, diciamo, mostrato il lato Milan di questa serata, dato che noi eravamo un po' spenti anche giustamente. Sai, ragazzi, cosa ci siamo dimenticati di chiedere? Se Donnarumma andava alla Juve, cioè va alla Juve in estate. Così, ma fantacalcio. No, sto scherzando, esatto. Sto scherzando. Oggi ha sorriso lui, magari la prossima volta sorrideremo noi. Esatto, dai. Visto che siamo al fantacalcio, direi che possiamo andare con un pezzo musicale per poi ritornare qua in studio e continuare la nostra analisi sulla partita. State ascoltando Al ritmo del gol. Rieccoci, ben trovati. Buonasera, sempre qui al ritmo del gol, trasmissione sportiva a cura della redazione di www.millecuorirossoblu. E stiamo parlando ovviamente della sconfitta del Bologna contro il Milan per 1-0. E Claudio, fuori onda, aveva trovato uno spunto interessante, probabilmente per la partita di stasera, ma direi anche un po' per la stagione che sta vivendo il Bologna. Ricordiamo, 2 secondi, il numero degli sms: 336 20 64 68. Vai, Claudio. È uno spunto che, appunto, poi analizzeremo meglio anche con il prossimo ospite che arriverà in radio, tra poco arriverà, esatto, e che io ho individuato nell'assenza di palloni giocabili per l'attacco da parte del reparto come il centrocampo. Zemali abbiamo imparato a conoscerlo, un giocatore che punta tanto sull'inserimento, non tanto sul creare gioco. Pulgar non è un regista vero, per quanto a me oggi sia piaciuto, non è il suo gioco. Perché no, Claudio? Per me invece davanti alla difesa Pulgar io ricordo ancora le dichiarazioni del suo procuratore l'anno scorso appena arrivò, che lo descrisse come un nuovo Vidal. Vabbè, che il procuratore è tutt'altro che regista. Vuole, sì. Io lo vedo meglio come mezzala, ti dico la verità. Sì? Sì. Cioè nel ruolo tipo di Nogi? Sì. Per me no. A me Andrea era piaciuto veramente tanto, ma non solo stasera, proprio abbiamo commentato ad un certo punto, nelle ultime partite sta veramente migliorando, ripeto, tanto. Mi piace come giocatore, mm-hmm, perché comunque è un giocatore che recupera e crea. Sì. Per quello non lo vedo come un regista puro. Mm. Io invece lo vedo come regista perché è, secondo me, intelligente anche. Non lo dimostra, sì, spesso, perché delle volte fa dei take un po' fuori luogo, però sulle seconde palle tatticamente, sì, è intelligente, non lo me. Metto in dubbio questo, e probabilmente a lato di un regista vero perderebbe un po' della sua capacità tattica. Poi voglio dire, le alternative sono finite lì, cioè sì, o ci metti Don Sa largo in mezzo, non ne parliamo, e fa giocare Viviani, oppure effettivamente non ci sono alternative. Però ti dico, io non vedo da parte dei tre centrocampisti che hanno giocato oggi il classico passaggio in profondità alla ricerca della punta. Quello che azzarda il gioco. Ecco. È capitato una volta nel primo tempo con un passaggio per destro sul piede sbagliato. Destro ha provato appunto a portarsela sul suo piede preferito, e probabilmente ha perso l'occasione per il tiro col sinistro. Però ti ripeto, io vedo, come dicevamo prima, un destro poco servito, ma anche perché questo si va a contestualizzare in un impianto di gioco che vede due esterni come Verdi e Krejci, che tendono ad accentrarsi non tanto a servire il passaggio vincente. Quindi Verdi, oggi l'abbiamo visto, la ricerca del tiro quella volta che gli è capitato, anche se poi ha fatto anche un paio di passaggi nel secondo tempo a cercare la punta in avanti, ma io oserei dire anche improbabili da un certo punto di vista. Beh, diciamo che forse oggi per Verdi era una partita un po' particolare, perché l'ha subita. Cioè, nel senso, il Milan è stata la sua squadra dalle giovanili in poi, credo. E probabilmente ha sentito il fatto di dover dimostrare qualcosa a un club che non ha puntato su di lui. Sì. E probabilmente adesso lui, che sa, insomma, di avere una dimensione da Serie A, perché questo è, e non sarà sicuramente Messi, però è un giocatore che in Serie A ci sta tranquillamente. E oggi forse ha provato a strafare. Questo è forse l'errore che possiamo, non so, se oggi siete d'accordo. Verdi, vorrei
subito a raccontare due secondi un'azione di Verdi, calcio d'angolo a favore del Bologna, la palla viene passata a Verdi, Verdi non riesce il numero, quindi perde palla, può partire il contropiede del Milan. Quando la palla arriva al limite dell'area di rigore del Bologna, è Verdi a salvare la situazione, quindi Verdi che perde palla in attacco ma recupera sempre in difesa, quindi questo è assolutamente un fatto positivo che possiamo anche commentare con il nostro ospite, giusto Robby? Sì, assolutamente, siamo collegati con Terni, buonasera Massimo Sanpaolesi. Buonasera a voi ragazzi. E niente, l'abbiamo detto a tutti gli ospiti che abbiamo avuto fino adesso, mi sembra giusto dirlo anche a te, è difficile commentare questa sera. Ci passi acqua fresca? Ha rischiato anche di segnare. Ecco, lo ben so. Ha rischiato anche di segnare. Dunque, no, invito a maggior freddezza, perché sinceramente oggi è stata la domanda che non ti aspetti a un esame universitario, che pensi di aver preparato. Perché quella sotto la didascalia di una foto. Esatto. No, a me è successo di peggio, però lasciamo perdere. Va bene. No, nel senso, noi venivamo da una sconfitta abnorme, una roba devastante quella con il Napoli, che avrebbe ammazzato un cavallo. Dimenticando subito, nell'immediato, appena finita la partita, appena è stato il triplice tirchio con il Napoli, che noi venivamo invece da un momento positivo. Avevamo fatto 11 punti in 6-7 partite, mi sembra. E avevamo un trend positivo. Poi Napoli, i 7 gol più che altro, hanno cancellato completamente la nostra freddezza, magari nell'analisi, ma ahimè temo di più la freddezza dei calciatori, dei nostri giocatori. Tant'è che oggi sono entrati in campo sì con la voglia, la volontà di vincere questa partita. Soltanto che se riguardiamo bene i primi 10 minuti, eravamo assolutamente in bambola. Eravamo 11 giocatori dietro la palla, ma a cominciare addirittura quasi dalla tre quarti nostra, sperando in fantomatici lanci lunghi verso destro, auspicando innanzitutto che destro faccia reparto da solo. Va bene, ma se giochiamo in casa... E quindi i primi 10 minuti sono stati di totale appannamento. Fortunatamente, anche Kraft ha fatto due o tre cose bruttine da vedere. Solo un Baye mi sembrava che fosse più o meno lucido. Max. Ma io alla fine un Baye sono anche contento che sia rimasto, dico la verità, perché secondo me è molto duttile anche tra l'altro come giocatore. Può giocare a destra, a sinistra. Sì, oggi non ha sfigurato un Baye. No. Comunque detto questo, abbiamo preso metri dopo. Quando eravamo ancora in 11 contro 11, il Bologna ha cominciato a fare possesso, ha incominciato a cercare di giocare di più la partita. Non è vero che non siamo stati, non abbiamo avuto, come diceva Stefano prima, non abbiamo avuto una fase offensiva. Non è vero, non è vero, perché abbiamo fatto, è un dato questo, 20 tiri. Noi 20 tiri contro i Napoli non li avevamo nemmeno immaginati, cioè, quindi comunque sia il Bologna dopo il Napoli entra in campo con il Milan e cerca la porta. Il dato, quello statistico che non funziona ovviamente, è che di quei 20 tiri solo 5 erano nello specchio della porta, ma questo però è un altro fattore, non è un fattore tattico. Cioè la tattica prevede che tu cerchi la porta, se la cerchi per 20 volte vuol dire che tu la tua fase offensiva l'hai fatta più o meno bene. Subentra però il fattore psicologico che è devastante. E adesso vi dico il paradosso totale, ma li posso comprendere, anche se questo mi fa un po' arrabbiare, perché da professionisti non me l'aspetto, però è anche vero che sono dei ragazzi di 20 anni e questo non dobbiamo scordarlo mai. Il paradosso è stato alla prima espulsione, a parte che siamo stati secondo me geniali, perché le due espulsioni mi sembrava di vedere una partita di basket, e basket non dirò mai più nulla questa sera di basket, lo dico a Robby. Stendiamo un velo pietoso. Ecco, lasciamo perché non sarei cortese. Io non ho detto nulla. non,
l'ho fatto tutto da solo, infatti. No, voglio dire, le statistiche ci portano a capire com'è andata la partita. Quello che abbiamo visto purtroppo è il risultato di quello che è accaduto nelle teste dei nostri giocatori. Quando abbiamo siamo diventati in 10 contro 11, quello in riferimento al basket era che abbiamo cercato il quinto fallo sia di Kučka che di Paletta, chiaro, perché Gemayli lì poteva appoggiare la palla adesso, ha cercato l'uno contro uno, così come ha fatto Nogi per l'altra espulsione. Per l'espulsione di Kučka. Più che altro Gemayli probabilmente non la riprende mai quella palla se Paletta non... No, ma Gemayli fa quell'azione solamente per prendere sì. La punizione, per prendere fallo da... Esattamente come accade nel basket. La famosa esperienza. Sì, sì, esatto. Intelligenza. Detto questo, noi, i giocatori in campo, hanno immaginato di doverla vincere per forza. Perché siamo in 11 contro 10, perché abbiamo perso 7-1 l'altra partita, perché stiamo giocando in casa, perché sono 40 minuti che il pubblico sta cantando. Questo fattore, che dovrebbe essere un fattore positivo, purtroppo evidentemente è stato assorbito al contrario, cioè si è andato un po' in affanno. Vuol dire che sì, io concordo con le parole dette, le varie risposte che ha dato Claudio, mi trovo pienamente d'accordo su molte cose. E il discorso, vabbè, poi sapete, io ho il problema mio, che io avrei tanta voglia di vedere un uomo dietro destro. Non vorrei vedere destro che viene a prendersi il pallone, perché destro è stato più pericoloso questa sera nelle due o tre azioni che è stato imbeccato a palla a scorrere bassa, a terra. Cioè, paradossalmente, l'entrata di Petkovic ha liberato un po' destro. Sì. Ecco, allora, Petkovic e Verdi sono un altro capitolo. È vero quello che dici, Nervo. Petkovic e Verdi rappresentano un altro capitolo. Claudio fa delle facce perché l'ha già crocifisso. Ha fatto una dichiarazione fuori onda che io non ripeterei, perché il pubblico potrebbe essere sensibile. Assolutamente no. No, voglio dire, Petkovic e Verdi questa sera hanno avuto, per motivi differenti, tutte e due hanno subito, a mio parere, Verdi parzialmente, perché poi si è ripreso, Petkovic no, la sindrome del salvatore della patria. Cioè, in questo clima da tregenda, tutti uomini in trincea mentre arrivano le granate, perché a un certo punto dalle facce sembrava questo, sì, dalle sì. facce dei nostri giocatori sembrava questo, Verdi all'inizio ha cominciato a tirare. C'è stata un'azione che... credo di non essere stato molto elegante vedendo la partita, perché poteva assolutamente appoggiare sia a sinistra che a destra, e a destra, e ha tentato ugualmente il tiro, però ci sta, l'ha fatto altre volte, gli è andata bene, altre volte è andata male, va bene, però era un po' troppo carico, mi sembra. Quando poi invece è diventato un cavalier servente, è stato fantastico, tant'è che sono aumentate le posizioni, tutti, a un certo punto il Bologna, sia da destra che da sinistra, anche perché eravamo in vantaggio numerico, abbiamo cominciato a tagliare verso l'area, perché avremmo dovuto avere appunto o destro o Petkovic, anche lui si è sentito investito nella parte di salvatore della patria, a un certo punto ha preso il pallone. Tutte le volte che aveva il pallone, temo che abbia pensato, vabbè, adesso la risolvo io, perché ha cercato dribbling, ma non tirando, è quello l'assurdo, perché no, esatto, ma sai, se tu tieni il pallone, i centimetri che intercorrono fra te e i difensori, più tieni il pallone tu e più quella distanza si accorcia, perché il Napoli ci ha massacrato, perché ha sempre impedito quella distanza, ha sempre mantenuto inalterata quella distanza, perché ha giocato a uno o due tocchi. Giocare uno o due tocchi vuol dire giocare a memoria, perché quando ti giri, i no look che si fanno, sì, sono cose meravigliose, ma perché sono squadre che giocano a memoria, i movimenti li sanno a memoria. Il problema del Bologna, forse in questo caso, ma perché è più difficile giocare a memoria, vuol dire, ripeto, giocare a uno o due tocchi è molto più difficile, più complicato, perché bisogna avere una qualità molto alta di palleggio, quindi di giocatori abili al palleggio. Noi siamo un po' più una squadra, come posso dire, un po' più dalleviano, perché anche in questo caso concordo con Claudio sulla questione Kulger, secondo me è un'ottima mezzala, tanto quanto lo è oggi il mio preferito.
Il tuo pupillo. Il mio pupillo, sì, magari. Anche il procuratore quando basterebbe fare. No, voglio dire, quel ruolo lì, quello che detta ai tempi dovrebbe essere un po' più per natura di Viviani, però Viviani forse non ha il passo, o perlomeno non in tutte le partite ha quel passo dinamico che invece servirebbe. Però concordo con tutti voi, Pulgar è un ottimo giocatore, sono contentissimo di averlo nel Bologna. Siamo entrati però adesso in un tunnel, cioè oggi abbiamo fatto il primo passo dentro al tunnel, perché ci siamo messi da soli in questo tunnel, perché la catastrofe di Napoli, cioè contro il Napoli, è stata amplificata a mio parere, ma non tanto da noi che siamo in top, se facciamo un po' in qualche modo il corollario alle vere vicende, che sono quelle del campo. Io credo che l'abbiano enfatizzato troppo i giocatori, probabilmente perché si sono sentiti in un clima appesantito, questo è vero, però ripeto, se al carrozziere a cui affido la mia macchina, che non mi permetto di criticare perché non capisco assolutamente di macchina, però gli metto pressione addosso, mi dico ma guarda che se me la fai male, cioè insomma il professionista rimane un carrozziere e mi dice al massimo mi manda a quel paese e mi fa la macchina serenamente. Ecco, a volte il professionista calciatore invece subisce molto di più gli aspetti psicologici ed emotivi, perché sono è vero che sono ragazzi, vivono una vita da ragazzi parziale, perché poi non è vero che vivono come dei ragazzi, perché io vorrei avere che vivono una vita parallela, Max, questa è la verità. Sì, però io vorrei avere lo stipendio di Donnarumma, ma non vorrei mai fare la vita che fa Donnarumma, ragazzi, perché a 16 anni cioè giocare in una squadra di calcio poi di quel livello vuol dire stare in un collegio, e a 16 anni è una vita differente di un altro 16 anni. Certo, permettimi di dire che c'è di peggio. Sì, chiaro che c'è di peggio, però nel senso non lasciamoci mai cioè non dimentichiamo mai che stiamo parlando comunque di persone diverse da noi, tutto quello che vi pare, però sono persone, e se un ragazzo di 16 anni è sempre poi un ragazzo di 16 anni, anche in condizioni completamente differenti. Detto questo dicevo del tunnel, è una fase delicatissima. Io ho visto la disperazione di Donadoni al gol, ma soprattutto immagino, perché ha pensato, ecco adesso che cosa gli dico più a questi per venire fuori da questa situazione. Perché adesso fortunatamente abbiamo un'altra partita qui vicino. Detto anche che, ripeto, rimanere freddi vuol dire anche che ci sta a perdere col Napoli e col Milan. E il fatto che è avvenuto male, è avvenuto scomodo, perché 7 gol e un gol, l'ennesimo mi verrebbe da dire, negli ultimi minuti, perché poi se andiamo a vedere nel campionato quanti gol hanno cambiato il risultato nelle nostre partite, sono tutti determinanti e la maggior parte, il 90% contro di noi. Quindi è una situazione molto delicata e il mio unico invito è, se potessi farlo a tutto il Bologna Calcio, è quello di freddezza, calma, non è successo niente, sono due partite pesanti che abbiamo perso contro il Napoli e il Milan, contro due squadre più forti di noi, perché loro erano sulla carta. Speriamo che servano per crescere, Max, queste due. Sì, perché gli alibi poi i giocatori giovani, 18 anni, 20 eccetera, però devono imparare probabilmente come no, si sta in Serie A. Hai perfettamente ragione, in realtà era il ragionamento che poi facevo sul discorso del professionismo, no? Condivido assolutamente. Però sai, sono determinanti, sono aspetti comunque determinanti, sono probabilmente quegli aspetti che poi fanno diventare un calciatore un campione e un altro con le stesse doti l'aspetto caratteriale, l'aspetto psicologico, la tenuta psicologica soprattutto in alcuni casi è fondamentale. Ripeto, situazione delicata, nulla è perduto, ci mancherebbe. Se questa è la fase della palestra, così sia. Ad esempio, questa volta abbiamo visto, per dei motivi assolutamente inerenti alla partita, però abbiamo visto due centravanti a un certo punto, no? Con Petkovic e Beffo.
Detro oggi, detto che Detro a me è piaciuto di più nel primo tempo che nel secondo, secondo me ha sbagliato anche lui, non sto difendendo Detro, però sto dicendo che di farla meno grave di quello che in realtà parrebbe. Max, io condivido pienamente la tua analisi. Troppa pressione magari nel Bologna dopo il 7-1 subito in casa, nel far gol, considerando che il Milan era sotto di due uomini, e alla fine il Bologna ha subito gol in contropiede all'ultimo. Per quanto riguarda Destro, magari lui giocherebbe meglio con una punta a sostegno, diciamo, e non due ali, una a destra, una a sinistra. L'unica cosa che è che se metti Petkovic, magari vai a rovinare, o rischi di rovinare un giocatore come Simone Verdi. Guarda, io mi piacerebbe che negli esperimenti che Donadoni farà, se farà, mi piacerebbe vedere anche un ipotetico, lo dico a modulo, ma in realtà un 4-4-1-1, cioè con un uomo dietro a destro e i due esterni sono sempre gli stessi, sempre Kreici, e poi quel movimento lì che li trasforma in qualunque cosa, no? Cioè, io da ragazzino giocavo tornante, adesso questa parola probabilmente per voi non ha più alcun significato, ma era solamente l'uomo che ti faceva tutta la faccia, esattamente quello che ha fatto Kreici oggi, no? Perché la necessità di imbeccare Destro con una palla bassa, secondo me, è chiara ed evidente. E non mi ricordo prima chi di voi correttamente diceva che i nostri due esterni sono poi due esterni che si accentrano, diciamo, più verdi. E allora lì diventa l'imbeccata, dovrebbe arrivare, e arriva anche da Verdi, cioè, diciamo, adesso arrivano palloni non dalla sua schiena, perché quelli che arrivano dalla sua schiena sono palloni alti che lui deve andare a prendere sempre di testa. Secondo me non è un movimento che gli giova, o che giova poi a tutta la squadra, perché per esempio Verdi è uno che trova la porta, Kreici di meno. Molto di meno. Se avessimo due, cioè se ci fosse magari Di Francesco, la forse più pericoloso, no, potrebbe. Però Max, più la porta. Sì. Poi lascio la parola a Claudio, che so che voleva interagire con te. Sì, e non si tiene più, l'abbiamo legata alla sedia. Cioè, il Parma di Donadoni giocava così, l'ho già detto altre volte, sì, ma certo. C'era un esterno puro, che in quel caso lì era Biabiani, se non sbaglio, sì, sì. E uno alla Verdi, che in quel caso era Cassano, poi una punta centrale, per cui secondo me fai fatica a tentare di convincerlo con un altro modulo. Sono d'accordo, io è questo che auspico, cioè che sia una palestra per lo stesso Donadoni. Cioè, sì, allora un altro discorso questo. No, in questo senso dicevo proprio per tutta la squadra, ivi compreso lo staff tecnico o tattico, cioè nel senso provare altre soluzioni, perché io credo che l'allenatore debba essere in qualche modo un sarto, e lui deve cucire l'abito addosso alle persone che ha. Se ha un giocatore con una caratteristica, gli deve cucire addosso un tipo di abito, altrimenti no. Cioè, credo che l'allenatore si debba, avendo più sapienza, diciamo, più visione completa, lui ha il ruolo di avere la visione totale del gioco, a differenza di un calciatore magari, deve riuscire a assemblare la squadra in modo che sia efficace in ogni suo punto, e non è esclusivamente un modulo che rende efficace una squadra, ma sono quelli che giustamente tutti quanti definiscono i movimenti senza palla. Quindi il modulo è una cosa relativa, è come si parte, però tendenzialmente sono i movimenti senza palla che fanno poi, no, la differenza tra le squadre. Ecco, vorrei vedere questo, cioè per esempio, perché quel giro palla solito di cui parliamo, se vedete le posizioni dei giocatori sono sempre le stesse, cambiano quando si arriva sulla tre quarti, scolastico. Un po' troppo scolastico, è questo che dico del tentativo, se dentro ha delle capacità, le ha, perché ragazzi, cioè,
ha un controllo di palla comunque sia da ottimo giocatore, riesce nel primo tempo, ha preso tutti i palloni lui, quei palloni anche alti, cioè lui delle qualità le ha, poi ha anche delle pecche enormi, secondo me paga lui stesso una non vorrei essere troppo incisivo, però diciamo una tenuta leggera del piglio della grinta, l'assenza di avere fame di gol, come la chiamo io, ecco. Sì, sai, quando vedi un giocatore che si arrabbia spesso, vuol dire che non è freddo, cioè non è la rabbia che ti fa diventare un buon giocatore, è la grinta, ma la grinta è un'altra cosa. La grinta non ti fa per esempio, se l'è presa, non mi ricordo se è in secondo. Tra un po' se la prende Claudio, Max, te lo dico. mi taccio. No, Max, non volevo assolutamente interromperti. Dato un morso al microfono. stavo dando delle testate al microfono, ma tu non puoi vedermi. No, a parte quello, io con te volevo semplicemente fare un'analisi prima e poi porti una domanda. Per quanto riguarda l'analisi, per me il simbolo del Bologna di questo momento, come hai detto tu, è Emil Kraft, nel senso che io oggi ho visto un Kraft a fasi alterne, Kraft che è partito in palese difficoltà, abbiamo visto tutti cosa è successo al quinto minuto con il retropassaggio di testa in cui non si è accorto di un Delofo in inserimento sulla fascia sinistra e ha fatto appunto tentato il retropassaggio di testa, in seguito al quale ha perso tutte le sue sicurezze. Io ho visto un Kraft che nel primo tempo ha letteralmente spallonato, ogni volta che c'era la possibilità di rimpostare il gioco dalla difesa, Kraft cercava sistematicamente il lancio lungo verso le punte. Cosa è successo? Al momento dell'espulsione di Paletta, Kraft sembra aver riacquisito la sicurezza, arriva più volte al cross, arriva addirittura nel secondo tempo un'azione sul fondo per poter mettere la palla in mezzo, dopodiché, seconda espulsione, cambio modulo, Kraft torna a perdersi. Nel senso che si trova inibito, chiaramente nella difesa 3, Kraft sparisce. Questa è un po' la sintesi del Bologna attuale. Sono pienamente d'accordo, condivido anche le virgole, no, hai ragione, Kraft è stato simbolo, hai fatto una disamina perfetta, non aggiungo nulla, davvero. Questa è la mia analisi appunto sul Bologna del Bologna attuale. La seconda è la domanda, analizzando anche il curriculum dei giocatori, tu vai a vedere, hai giocatori che non hanno mai paradossalmente lottato per la salvezza. Cosa succede? Gastaldello, l'unica stagione in cui la Sampdoria è andata a sofferenza, cosa è successo? Sampdoria retrocessa. Vai a vedere giocatori come Kraft, Nogi, vengono tutti da squadre di alta classifica nei loro rispettivi paesi. Nogi l'anno scorso col Ferencváros, se non ricordo male, ha vinto il campionato. Krejci con lo Sparta Praga uguale. È possibile che questo Bologna non sia capace di soffrire? Sì, può essere sicuramente un'ipotesi valida. È anche vero però che poi la capacità di per soffrire te la dà il campo di volta in volta, ed è una cosa che acquisisci oggi se oggi Krejci giocano nel Bologna, per quanto le possano aver giocato a livelli più alti nei propri campionati, in realtà oggi devono combattere in una realtà che poi che vedono immediatamente che è più difficile, perché hanno visto già dopo uno o due giorni la critica magari che poteva arrivare più o meno, cioè lo vedono che qua è differente, e che possa essere un fattore che abbia determinato in alcuni momenti questa cosa, sì, sono d'accordo, che sia anche secondo me uno dei più immediati da cancellare o da far assorbire in un altro modo altrettanto. Questo, ripeto, non so se scelte come, non so, il ritiro o quant'altro, cioè io non vorrei che diventasse una condizione qualunque sia punitiva nei confronti dei ragazzi, non credo nemmeno nelle coccole, per capirci, perché è normale che anche il tifoso giustamente si arrabbi, perché soprattutto il tifoso bolognese che è meraviglioso, nel senso continua a sostenere a mio parere con lungimiranza la squadra, certo diventa difficile perché stasera magari non so quanti tornando a casa siano stati così sereni, no? Quindi nessuno è sereno,
Io credo che tutti bisogna riprendere la giusta serenità, perché il campionato non è finito ancora. Per capirci, oggi se vincevi stavi nella colonna sinistra della classifica. Quindi questo è un altro elemento di freddezza, perché è vero che continuiamo a guardare a quanti punti siamo dalla retrocessione, al gruppo delle papabili. Andiamo a vedere ogni tanto anche i punti che abbiamo con quelle che stanno davanti. Oddio. Cioè è un atteggiamento che secondo me dobbiamo, ma non noi, noi cazzeggeremo come sempre, dico loro, la squadra. Secondo me però bisognerebbe smettere forse di guardare i punti. Nel senso, bisognerebbe lasciare a questi ragazzi che sono giovani il tempo per maturare, che abbiamo visto che probabilmente manca anche di questa condizione mentale. Abbiamo visto che soffrono di ansia da prestazione, la chiamerei così. Quindi cercare di lasciarli semplicemente giocare, logico, non perdonandogli qualsiasi cosa, però dal momento che la classifica è abbastanza tranquilla, forse non dobbiamo andare a sperare chissà quale cosa dal punto di vista dell'Europa o altre ambizioni, ma cercare di costruire mattoncino dopo mattoncino una squadra che possa, una mentalità e di conseguenza una squadra con caratteristiche tali da potersi portare lontano in futuro, dal momento che il campionato di quest'anno sembra quasi in ghiaccio. Sono d'accordo. Io credo che oggi i ragazzi, la squadra, debba guardare quell'ultimo posto della colonna sinistra, perché è meno lontano nella proporzione con le squadre che sono dietro di noi. Quindi secondo me bisogna che la squadra si metta un traguardo, che sia facile no, perché è una situazione complicata. Per capirci, a me andrebbe bene anche vedere la squadra giocare male, ma molto male, ma prendere 3 punti. Io auspicavo questo oggi. Perfettamente d'accordo. Anche io. Perché è un fattore. Perché se porti a casa 3 punti è un fattore. È per questo che dico oggi è la domanda sbagliata all'esame universitario. Perché questa rischia di essere pesante. Rischia di essere davvero pesante adesso. Max, ti interrompo un attimo. Io sì. Intendevo questo per attitudine a soffrire. Cioè, la squadra, secondo me, non ha un'attitudine a lottare e a soffrire in questo periodo. Cioè, nel senso, non intendevo la difficoltà dei campionati diversi tra Repubblica Ceca e Italia. Io intendevo una squadra che nel momento in cui probabilmente deve dare qualcosa in più, non riesce, perché è costruita con giocatori che non hanno mai lottato per un obiettivo diverso da quelli di alta classifica. No, ma avevo compreso, Claudio. Quello che intendevo era che bisogna però che questa capacità oggi l'acquisiscano in fretta, perché sì, Siamo da un'altra parte. Sì, sì, ma penso che lo sapessero quando hanno firmato, cioè nel senso che... No, ma certo, però diciamo che un conto è la firma, un conto oggi è vederlo sul campo. Quindi oggi lo vivono di più, è passato un girone di andata, parlo quantomeno per i nuovi. Bisogna ripeto, credo che la freddezza sia l'unico termine che possa venirmi in mente come soluzione a questo momento. Assolutamente. Anche perché nel calcio si può benissimo soffrire. Noi, Max, scusa Robby se ti ho interrotto, ti ringraziamo tanto e ti aspettiamo ovviamente con il solito video dopo la partita e ti lasciamo... Questo è la settimana prossima. Ah, ok. Ci girano 2 partite. Ottimo. Perfetto, va benissimo lo stesso. Ti perdoniamo anche perché sono veramente splendidi i tuoi video e tutti noi, tutti i radioascoltatori e i telespettatori aspettano quel momento, quel giorno lì per vedere un bellissimo pezzo, ecco. È come Babbo Natale, quindi. Esattamente, esattamente. Grazie Max e buona serata. Ciao Max, grazie. Ragazzi. Ciao Max. Era Massimo Sampaolesi direttamente da Terni. Rientriamo in studio, abbiamo qualche messaggio da leggere lì, intanto che io mi collego col Dallara per sentire le parole di Donadoni. Assolutamente, andiamo con i primi messaggi. Ciao, volevo che qualcuno mi spiegasse i cambi. Torosidis, perché... Petrovic lo sa che la palla la può passare senza fare numeri da circo? Iniziamo con la prima domanda dal tavolo. Torosidis, perché Mbai era già ammonito, credo.
Sì, sì, e perché ha deciso di schierarsi a tre. E non lo so se siete d'accordo, era la soluzione più logica. È più adatto rispetto a Mbaye. Cioè, nel senso, Mbaye è un terzino puro e in quel momento non era l'uomo che serviva secondo il disegno tattico di Donadoni. Esatto, cioè il greco è più duttile. Sì. Ma se parliamo di disegno tattico di Donadoni, chi meglio se lo può raccontare di Andrea Bonomo, che ha appena sentito le sue dichiarazioni. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Ciao Bonni. Ciao Andrea. Siamo tutti, direi, molto curiosi di sapere che cosa ha detto Donadoni questa sera. Parecchio. Ma c'è una differenza sostanziale tra le dichiarazioni che Roberto Donadoni aveva fatto dopo l'1-7 col Napoli e quelle che ha fatto questa sera, perché questa sera c'è stata un mea culpa di Donadoni che ha detto il primo responsabile ovviamente sono io, e è chiaro che voi capite anche che è molto diverso da quel l'arbitro ci ha messo molto del tuo, che era un po' il sunto all'inizio delle dichiarazioni contro il Napoli, che suonava un po' con il risultato finale, con quell'1-7 finale. Oggi invece un mea culpa di Donadoni non potrebbe essere altrimenti, visto che i cambi che sono stati fatti nel corso della gara hanno lasciato perplessi molti, ecco, diciamo così, per usare quasi un eufemismo, e sono stati cambi sui quali ovviamente si sono concentrate anche le domande dei giornalisti presenti. È stato chiesto infatti il cambio per Baie, visto che comunque un cambio in 11 contro 9 in quel momento non era il giocatore del quale avevi più bisogno, ecco, mettiamola in questi termini. Ed è logico che nel momento in cui lui ha spiegato il cambio dicendo che Baie era un giocatore ammonito, lui e correva il rischio di essere ammonito ancora e non voleva dare un ulteriore vantaggio al Milan, ne ha messo Torosidis, che ha maggiore esperienza nel gestire alcuni momenti in fase difensiva, anche grazie a quell'esperienza alla quale Donadoni si era un po' aggrappato, ecco. E diciamo che la spiegazione ha lasciato perplessi ancora più del cambio che è stato fatto da Donadoni in mezzo al campo, perché nel caso in cui Mbaye fosse stato sostituito perché magari aveva giocato poco e non aveva magari 90 minuti, oppure perché magari si era fatto male, allora poteva arrivare una spiegazione. In questo caso la spiegazione lascia ancora più perplessi del cambio stesso in sé. Non so se Andrea, sono nervo, ciao. Sì. Sai che secondo me invece è il più plausibile dei cambi quello lì. Cioè, l'ho detto due secondi fa. Nervo difende Torosidis. No, stasera non spada difendo tratta. Torosidis, non difendo quasi mai neanche Donadoni, però cioè, con la difesa a 3, con un giocatore ammonito, con De Olofeu che comunque aveva delle ripartenze importanti. Insomma, ci metto Torosidis che può fare anche il centrale e gioca 3 dietro e, cioè, secondo me è l'unico cambio che ha una spiegazione. Poi non so se siete d'accordo, Petkovic qua è stato un attimo, tra virgolette, bistrattato, soprattutto da Claudio, che l'ha definito un mancosu scarso. Avevo detto di non dirlo. Lo dico io, mi prendo tutta la responsabilità. E Viviani credo che sia stato il cambio dell'Ave Maria, forse. Perché cercare un lampo di gioco a centrocampo. No, io, Andrea, io la vedo in maniera diversa. Per me Donadoni ha fatto la più nobile delle azioni. È stato il parafulmine della squadra in conferenza stampa. Se le sue dichiarazioni sono state queste, ha cercato appunto di attirare su di sé tutte le attenzioni negative della stampa. Sono d'accordo. Anche perché oggi dell'arbitro non si può parlare. Assolutamente. Esatto. Questa era cattiva. La verità, però. Era realista, sì, sì, sì. Più che è vero, cattiva. È vero. Cioè, nel senso che oggi Donadoni ha tratto in sé tutti i limiti visti oggi dal Bologna. Nel senso che oggettivamente io non vedo tutte ste colpe di Donadoni. Oggi mi rifiuto di parlare di tattico o quant'altro, ma secondo me ciò che ha fatto Donadoni è quello che farebbe ogni buon allenatore, proteggere la sua squadra in un momento come questo. Si è assunto tutte le colpe, probabilmente anche una parte non sua. Ma è giusto così alla fine. Il compito di un allenatore è anche difendere i propri giocatori e in conferenza stampa, poi negli spogliatoi esatto. Possono volare le sedie. Esatto. Diciamo così, diciamo così, sì. Eccomi, dimmi. No, aspettavo il tuo intervento. Chiedevamo se c'era qualcos'altro che ha aggiunto o che volevi segnalarci tu. Se no di Montella magari. Ma sì, principalmente è logico che gli umori sono diametralmente opposti, non potrebbe essere altrimenti. E da una parte ci sono dei cambi che hanno lasciato perplessi, dall'altra il cambio di poli è stato decisivo per la partita del Milan, è stato di fatto una delle mosse tattiche che ha portato il Milan poi a vincere la partita, perché l'innesto di poli in una partita in cui il Milan
giocava 9 contro 11 per un giocatore che aveva giocato poco fin lì e che comunque entrava in una situazione difficile, avere quell'impatto nella gara non era facile, e invece Polici è riuscito, è stato uno dei migliori. Ovviamente il migliore in campo è stato Deulofeu, che ha fatto un grandissimo sì. lavoro, sia corsa, sacrificio, ha fatto reparto da solo e ha fatto ciò che doveva fare l'attaccante con la maglia numero 10, maglia rosso blu dall'altra parte, ma che Colivano magari a destro. Esatto. No, dai, buoni. Oggi siamo stati nervuti al veleno. No, stasera. Siamo stati buoni anche con destro oggi, dai. Abbiamo già detto anche con Max che è stato servito poco. Che continuiamo a dire le stesse cose. No, non continuiamo a dire le stesse cose, ma il problema è anche soprattutto l'atteggiamento, nel senso che servirebbe più garra, ecco, diciamo garra, per non utilizzare altri termini, che garra è il termine migliore in questo caso. Sì, l'hanno detto anche i tifosi stasera, garra. Mi è sembrato di aver sentito le stesse dichiarazioni della curva. Sì, era proprio garra. Sembra solo un po' svogliato, dai, Bonny. Diamogli ancora tempo, non so quanto, però gliene diamo ancora. Di tempo gli è stato dato, credo, però va bene. Sono d'accordo, sono un pelino ironico, però dal momento che non abbiamo alternative direi che... È anche quello il problema, probabilmente se nel Bologna ci fosse un'alternativa Mattia Destro sarebbe seduto in panchina molto tempo fa. Diciamo. L'alternativa l'hai vista stasera, è entrata al numero 21, lui rosso-blu, però... Tralasciando le definizioni di Claudio, diciamo che non ha fatto una bellissima impressione questa sera, almeno parere personale. No, assolutamente, sono d'accordo. Cioè, per me Mancoso, io dico, l'ho definito Mancoso scarso essenzialmente perché è un giocatore che in carriera ha sempre fatto male, tranne mezza stagione a Trapani. Ma 22 anni, dai. Ma è un 94, quindi ci sì, può ma stare, forse abbiamo pagato un po'. Poi a Trapani un anno bene metà anno a Trapani, nel senso che io ti dico, io lo vidi giocare anche in Lega Pro a Varese, se non ricordo male ha fatto 0 gol in una stagione intera in Lega Pro, e parliamo di 2 anni e mezzo fa, mi sembra. Sì, perché in verità il cartellino l'ha comprato il Catania, ha sempre avuto il Catania, infatti poi l'ha girato in prestito a 1000 squadre. E io mi ricordo del Trapani, che posso dirti che ha fatto un po' di assist, se non sbaglio 7, e anche qualche gol. L'anno scorso ha fatto mezza stagione mostruosa Trapani. Sì, infatti in estate c'erano grandi club su di lui, pronti, non dico pronti, ecco, non vogliosi di spendere 4 milioni che richiedeva il club Granata. Alla fine è arrivato da noi a gennaio, 1 milione e 3 spesi per lui. Diciamo che anche con Mancoso, ecco, vabbè, aspettiamo, dai, Livo, abbiamo aspettato chiunque. No, infatti, però bisogna aspettare assolutamente, anche perché era una gara difficile questa col Milan. Il Bologna aveva il dovere, dopo il 7-1 subito con il Napoli, e soprattutto avendo 2 uomini in più, di vincere questa partita. Come dicevamo prima con Max, forse è stato questo l'errore del Bologna, ecco, infatti ha preso gol in contropiede alla fine da Pasaric. Bonny, sei ancora vivo? Eccomi. Cosa possiamo aggiungere? Cosa possiamo aggiungere? Che probabilmente nel campionato questa serie di partite, prima Napoli e poi questa in questo torta di discesa anche dal punto di vista mentale per la squadra, questa vittoria in conseguenza anche dell'1-7 può pesare non poco dal punto di vista mentale. È chiaro che adesso bisogna resettare e ripartire, però resettare e ripartire è stato detto già dopo l'1-7, e questa sera nei primi minuti si è avuto un po' la sensazione che i giocatori sì avessero voglia di riscattare quel 1-7, ma avessero quasi una sorta di timore nel gestire il pallone. Non so se l'avete notato anche voi. Sì, si notava. C'è stato più di qualche rinvio, mi viene in mente Kraft, che magari aveva paura di giocare la palla anche in baie, soprattutto in difesa. C'era un po' di pressione, forse. Sì, era esatto, c'era pressione, ma credo che dopo un 1-7, dopo che la tua curva, dopo un 1-7, ha riservato gli applausi più che i fischi, è logico che ti senti in dovere di dover ridare indietro qualcosa, ridare indietro a livello di risultati, e questa sera
sono arrivati dei fischi inevitabili, perché nel momento in cui 11 contro 9 la tua curva ti ha favorito anche nonostante l'1-7 e questa sera 11 contro 9 perdi 1-0, è logico che arrivano i fischi, è logico che Donadoni faccia mea culpa finalmente e non si attacchi all'arbitraggio ma faccia ciò che doveva già fare con il Napoli dopo l'1-7, perché è logico che non è una caccia un responsabile, che è chiaro, però è logico che dopo l'1-7 c'è una gerarchia, cioè, esatto, con delle responsabilità diverse. Esatto, assolutamente sono d'accordo, e nel momento in cui un allenatore si presenta parlando dell'arbitro è logico che qualcosa stona, perché non può essere altrimenti. Assolutamente. Andrea, noi ti ringraziamo come sempre per il tuo preziosissimo intervento con le parole dell'allenatore come in tutte le sfide casalinghe, ti lasciamo ai tuoi compiti redazionali e ci sentiamo alla prossima sempre qui ad A Ritmo del Gol. Assolutamente, le parole di Montella sono già su, a breve arriveranno anche quelle di Donadoni per i nostri lettori e per voi se volete leggerle. Sempre buona su, serata. Sempre su millecuore.it. Grazie Bonny, buonanotte. Buonanotte, buonanotte Andrea. Benissimo. Rientriamo in studio, possiamo andare a letto anche noi, diciamo. Sì, diciamo che si è fatta una certa, come dicono a Roma. E inizierei con i saluti, partirei da Francesco Livorti di fianco a me. Grazie, buona serata a tutti, buonanotte soprattutto. Claudio Leone al tavolo. Buonanotte a tutti e alla prossima. Insieme al suo compagno Football Pills, Iuri Barbieri. Buonanotte a tutti. E Andrea Nervuti. Ciao a tutti, buonanotte, ci sentiamo nel weekend, dopo, direi. Dopo, sì, assolutamente. Dopo Sampdoria e Bologna. Esatto. Io saluto Roberto Rossi, che ha curato la regia e anche metà della trasmissione, telefonando prima e a metà primo tempo ad Andrea Neri, quindi ciao Robby. Ciao a tutti, buona serata. L'invito ovviamente è sempre lo stesso, rimanete sintonizzati su Punto Radio e soprattutto su www.millecuorerossoblu.it. Seguiteci ovunque, perché siamo ovunque: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e chi più ne ha più ne metta. E è arrivato il momento di chiudere. Da parte di tutta la redazione, una buona serata a tutti. Ciao. Ciao. Avete ascoltato A Ritmo del Gol. Trasmissione sportiva a cura della redazione di www.millecuorirossoblu.it.